Daniel Di Nicola ha segnato il gol più importante della stagione, almeno fino ad oggi. Questo 2-1 che porta la tua firma permette all'Avezzano di guardare agli ultimi 90 minuti di campionato con maggiore fiducia, una grande soddisfazione. Sì, sicuramente è stata una bellissima emozione, perché comunque sia questo è uno stadio importante, la Vastese, anche se ha questa posizione di classifica, è comunque un'ottima squadra perché ha elementi di spessore. Per noi era una partita fondamentale, quindi aver fatto il gol del 2-1 per me, che sono avezzanese e tifoso dell'Avezzano, anche un'emozione unica. Una vittoria da dedicare a questi tifosi che sono venuti anche a Vasto, tifosi che anche nelle partite, soprattutto nelle partite casalinghe, vi hanno sempre incoraggiato. Sì, sì, la dedico a tutti gli avezzanesi, ecco, a tutti quelli che ci hanno voluto bene, a tutti quelli che ci hanno spinto nel bene e nel male, che ci hanno sempre seguito e sostenuto, quindi, e poi la dedico naturalmente alla mia famiglia che mi sta sempre vicino. Un gol importante, una vittoria importantissima, ora c'è il Pineto, domenica prossima, ultimi 90 minuti di campionato, può ancora succedere di tutto, però se non fossero arrivati questi 3 punti sarebbe stata più dura. Sì, diciamo che noi più di provare a vincere non potevamo fare, ecco, quindi ci siamo riusciti e siamo stati bravi e fortunati, quindi adesso non dipenderà solo da noi, però sicuramente questa partita ci dà morale e ci dà la spinta per andarci a giocare gli ultimi 90 minuti al massimo.